Il nostro paese vanta una lunga tradizione nel campo della produzione artigianale di qualità. Vestiti, mobili, scarpe, ma anche ceramiche, gioielli, manufatti in pelle, fino all'enogastronomia. Un patrimonio di saperi e competenze che è l'essenza del Made in Italy. Un patrimonio che però rischia di perdersi. In questo contesto è fondamentale il ruolo della formazione. La Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, in collaborazione con la Fondazione Deutsche Bank, ha presentato a Milano un volume che racconta le 17 migliori scuole di arti e mestieri della penisola. Sicuramente i mestieri d'arte non sono la prima scelta che molti ragazzi decidono di intraprendere, perché sono invisibili, perché non sono conosciuti, perché presuppongono un impegno fisico, emotivo, manuale, ma anche del cuore, oltre che della mano, che molto spesso è visto come impopolare. C'è quindi il rischio che alcuni mestieri vadano scomparendo perché i nostri grandi maestri d'arte non sono più giovani. In molti casi si attua con difficoltà il passaggio di consegne da una generazione all'altra. In questo modo corriamo il rischio che un grande patrimonio, non solo culturale, ma anche produttivo, materiale e immateriale, vada scomparendo. Noi non crediamo che sia troppo tardi, crediamo però che sia fondamentale avere consapevolezza di quanto importanti siano i mestieri d'arte per l'economia, la cultura e la bellezza del nostro paese. Diciamo che non si diventa maestri dopo pochi mesi, ci vogliono anni per padroneggiare la tecnica e il mestiere. Anche Leonardo da Vinci andò a bottega dal Verrocchio, quindi insomma, oltre alla formazione che viene erogata dalle scuole, anche l'apprendimento a bottega è fondamentale. Per un giovane che sappia coniugare l'intelligenza delle mani con la creatività della mente, con la passione del cuore, ci possono essere delle prospettive interessanti. In molti settori della cosiddetta eccellenza del Made in Italy ci sono delle possibilità occupazionali da esplorare. Con questo non voglio dire che sia il paese del Bengodi, purtroppo. La crisi c'è e si fa sentire in tutti gli strati della produzione italiana, ma voglio dire che il mestiere si impara e si crea. La Fondazione Cologni, tra le sue attività, offre tirocini ai giovani. Quest'anno sono 26 quelli mandati a bottega. Nel corso dell'iniziativa è stato presentato anche un portale www.scuolemestieridarte.it che propone centinaia di indirizzi di enti formativi in tutta Italia. In Italia abbiamo numerosissime scuole che erogano una formazione professionale di alto livello. È un mondo abbastanza magmatico, quindi ci sono istituti che assolvono l'obbligo o corsi che si rivolgono a chi ha già un diploma, corsi post-graduate. Ogni regione risponde con una sua visione alla richiesta di formazione professionale. Per la regola del talento, questo libro che abbiamo pubblicato con Marsilio Editori, noi abbiamo selezionato 17 tra le migliori scuole italiane di arti e mestieri. Questa selezione offre già una visione molto completa di questo mondo così complesso. Poi certo l'esempio viene dai maestri, come Gualtiero Marchesi, chef pluristellato, rettore di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno. Beh, la scuola naturalmente ha il dovere di fare questo, poi la strada è lunga perché un anno di scuola tipo quella che fanno da noi, con magari tecniche di base per qualcuno che non ha mai fatto il cuoco, abbiamo inserito appunto questi due mesi di tecnica di base per chi inizia il mestiere proprio da zero, no? Ma dopo è la vita, le esperienze, è dove si va ed è la curiosità secondo me delle persone che devono imparare. Il mestiere si ruba, si dice, no? Ricordo una bellissima frase di Einstein che dice: io propendo di più per l'apprendimento che per l'insegnamento. È proprio vero, il mestiere si ruba, bisogna imparare, capire che quando ci si trova davanti a un esempio si deve capire che quello è l'esempio e bisogna capire cosa bisogna fare. Non è detto che tutti lo trovino, perché insomma essere bravi è una cosa di pochi. Secondo un'indagine commissionata dalla Fondazione Cologni ad Astra Ricerche, il 70% degli intervistati pensa che i mestieri d'arte offrano valide opportunità di lavoro, in nome del Made in Italy.